un bilancio fortemente partecipato, perché vedete quello che noi abbiamo attivato da subito, intanto con il Consiglio Grande, quindi un coinvolgimento di tutti gli attori di questa città sul piano economico, sul piano sociale, dal punto di vista associativo, è stato assolutamente condiviso e è stato costruito con il coinvolgimento e gli indirizzi che provengono dalla provincia e dalla regione. E anche questi fortemente concordati. Ma non è bastato, perché noi siamo partiti immediatamente ad un percorso che voi avete seguito della condivisione con la città del nostro programma di governo e ovviamente cercando di raccogliere il più possibile delle istanze dei cittadini e quelle istanze sono contenute quanto possibile dentro il bilancio. E dico quanto è possibile perché per esempio riconfermato un bilancio che ha un carattere solidale, unico, proviene sì da una tradizione articolata che i nostri bilanci hanno sempre manifestato nel tempo, che l'assessore Volpini è un artefice propulsivo, ma ha anche raccolto le istanze dei cittadini rispetto alla difficoltà economica, rispetto alla crisi occupazionale, rispetto alla necessità di protezione sociale. E quindi il bilancio diventa partecipato sul serio, come lo è stato anche per le cose meno importanti, penso alla richiesta degli autovelox, alla richiesta di una grande battaglia di questa amministrazione, cioè della difesa dell'acqua pubblica, perché anche lì, se riconosciamo l'azione del Comitato per la difesa dell'acqua pubblica, poi noi siamo conseguenziali alle nostre scelte. Quindi lo facciamo all'interno di molti servizi, ma lo facciamo anche individuando sul nostro territorio le fontanelle per la distribuzione dell'acqua. Quindi il bilancio ha questo elemento. È un bilancio sano, sano per la tradizione degli ultimi 10 anni del governo Angeloni, dove c'è stato sempre molto rigore, molta attenzione alla spesa, molta attenzione alla sobrietà. Abbiamo fatto anche meglio. Abbiamo fatto anche meglio perché non ricorriamo al credito bancario, non ci sono problemi dei derivati che magari attanagliano invece altri comuni, non abbiamo, di questo non sono particolarmente orgoglioso, non abbiamo gestito la parte corrente del bilancio utilizzando gli oneri di urbanizzazione. Non abbiamo aspettato